Incredibile ma vero, cari amici, ve l'avevo promesso, ce l'abbiamo fatta. Siamo in collegamento con la Malesia, dove si trova il nostro tigrotto Mummy. Ciao Mummy. Buongiorno, buon pomeriggio, anzi Luisita, perché qui siamo 7 ore avanti. Buon pomeriggio a tutti. E ti parlo dal Borneo malese, dove terra a noi molto cara. E si sa perché? Perché hanno ambientato, Salgari ha ambientato, senza esserci mai stato, Le avventure di Sandokan. Un posto incredibile, cara Luisita, un posto incredibile. Ma tu allora sei mai detto, ma hai detto l'altro giorno, no, con Alfonso, hai detto che Sandokan non lo conoscono lì in Malesia, ma com'è sta storia? Esatto, la cosa incredibile è che qui questa tigre di Mompra, cioè, che per noi è un eroe, poi è diventato anche un film famoso e che è una bellissima pagina della nostra letteratura, non è conosciuto. E ci sono dei personaggi storici come la Perla di Labuan, che era una nobile inglese, come Brooke, che era il famoso governatore inglese contro cui Sandokan si batteva, ma il personaggio di Sandokan e tutte le storie di Salgari qui sono ignote. Infatti, se dice a qualcuno, o comunque anche a persone che di una certa cultura, se conoscono questo personaggio, ti dicono di no. Però qui tutto torna, perché tutto è perfettamente ambientato. Pensa che io ero a Sandakan, cioè proprio dove Salgari ha ricavato il nome del suo eroe, del suo personaggio, quindi Sandakan, da cui deriva Sandokan. Ebbene, nella parte più, diciamo, più movimentata, il quartiere cinese, il porto, mi sembrava di vedere sbucare, che sarebbe sbucato di lì a poco Yanes, ti ricordi il pittoresco personaggio portoghese amico di Sandokan? Ma allora, tutto uguale, una descrizione perfetta. Ecco, era proprio quello che volevo sapere, esattamente così come uno, diciamo, se lo immaginava leggendo i libri di Salgari. Sì. Bene. Perché secondo me lui si è rifatto a dei diari di viaggio degli inglesi di allora, quindi è una descrizione molto meticolosa. Io l'ho letto con grande passione quando ero ragazzo, tutti i libri di Sandokan, e effettivamente mi pareva di rimangiare quasi le stesse cose, di assaporare la stessa atmosfera. Bene, allora senti, io ti faccio una sorpresa. Adesso ti ringrazio per questa chiacchierata. Dato che non è presto per te pomeriggio, io tra circa un'oretta vorrei richiamarti, perché avremo in linea Ernesto Ferrero, che è lo scrittore che ha raccontato l'ultimo viaggio del capitano Salgari in un bellissimo libro che si intitola Disegnare il vento. Allora ne parliamo con lui, sei d'accordo? Posso farlo? Certo, sono d'accordissimo, allora aspetto la vostra chiamata. Bene, grazie Mumi, grazie tante, ciao dalla Malesia, un bacio. Grazie,